fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words. Bentrovati protagonista di questa nuova puntata dell'ospite, l'onorevole Maria Iacono del Partito Democratico. Grazie intanto per aver accolto il mio invito. Non è stato facile trovarla libera dagli impegni parlamentari e questo mi dimostra che lei è molto attenta e molto partecipe dei lavori d'aula e non vuole mancare. È un po' una prerogativa femminile o fa parte del suo carattere? Ma intanto penso faccia parte anche del mio modo di essere. A me piace, per quanto riguarda almeno tutto quello che è esterno, ovviamente in questo caso istituzionale, essere molto puntuale e precisa. I ritardi li lascio, insomma, le cose che riguardano la mia vita privata, mentre insomma quello che ovviamente rappresenta il lavoro parlamentare mi costringe a essere presente. Domani ad esempio a mezzogiorno c'era una votazione, io purtroppo appunto non potrò essere presente per rispettare questo appuntamento che abbiamo rinviato diverse volte. La sua è una lunga militanza politica nel Partito Democratico adesso, nella sinistra prima, lei è stata anche sindaco di Caltabellotta, lo ricordiamo. Che cosa è cambiato in questi anni di attività? Come è cambiata anche lei? E sono cambiate tante cose. Io sono sicuramente maturata moltissimo perché l'esperienza amministrativa da sindaco l'ho fatta in un'età abbastanza giovane e quindi diciamo che ne è passata di acqua sotto i ponti. Per questa esperienza parlamentare che mi vede presente chiaramente in un periodo molto complicato per le istituzioni e per la politica, penso che anche un po' di maturità e di esperienza, come dire, faccia tra virgolette comodo, perché questa esperienza a livello parlamentare, a livello nazionale, ti costringe a fare i conti con una realtà complessa, ripeto, dentro un quadro di crisi della politica e delle istituzioni che ovviamente se si nutre di un po' di esperienza fa sicuramente bene. Com'è nata la passione per la politica? Quando è iniziata? Ma è iniziata dall'attenzione che avevo da bambina alle questioni che riguardavano il sociale, la scuola, diciamo più in generale la partecipazione alla vita politica del mio comune. Io ricordo che partecipavo ai dibattiti, ai comizi, ero un poco più di quindicenne e ricordo anche che la presenza delle ragazze e delle donne non era molto attiva in quel periodo, era all'inizio, diciamo la fine degli anni 70, anche se diciamo, era un momento particolare per la vita politica del paese, anche quello un periodo diciamo straordinario. Però magari in una piccola comunità come Caltabellotta in una piccola comunità, non arrivava ovviamente tutta questa influenza certamente non arrivava, ma come dire, la politica anche nel lembo più lontano del mondo si nutre di quello che succede a livello nazionale, a livello diciamo più largo, quindi io ho sempre, ripeto, avuto questa propensione ad essere attiva nel sociale, nella politica e quindi è stato, diciamo, non mi hanno cercata la politica, sono io che l'ho cercata. La candidatura a sindaco com'è arrivata quindi? La candidatura a sindaco è arrivata quando io già vivevo fuori da Caltabellotta, però a Caltabellotta mi ero candidata a consigliere comunale, avevo svolto attività sindacale all'interno della Camera del Lavoro
E poi ero stata chiamata ad Agrigento all'interno dell'organizzazione giovanile comunista provinciale e avevo iniziato il mio percorso come appunto dirigente anche delle donne comuniste. Sono stata, prima di candidarmi a sindaco, sono stata, diciamo, abbastanza giovanissima, responsabile delle donne del PC della provincia di Agrigento. Quelli sono stati anni entusiasmanti. C'è stata un po' una rinascita anche di Caltabellotta, anche grazie ad alcune manifestazioni, su tutte ricordiamo Caltabellotta Città Presepe, l'ha creata lei, lo possiamo dire. Anche perché c'è un rapporto diretto poi con i cittadini rispetto magari all'attività parlamentare. Sì, sicuramente. Credo che l'esperienza amministrativa in assoluto rappresenti per chi vuole partire dall'esperienza concreta della propria realtà il momento, credo, più bello della propria esperienza politica. Poi viverla in prima persona con la responsabilità diciamo di esercitare l'espressione più alta, appunto, che è quella di sindaco, ovviamente ti porta ad avere un contatto diretto col cittadino, quindi ad essere in prima persona, a occuparti in prima persona dei problemi, a cercare anche di risolverli, di dare anche una concretezza a quello che dici. E quindi per me ha rappresentato allora, ripeto, un'esperienza importante perché ero giovane e avevo tantissima voglia di fare bene, di amministrare bene il mio comune, credo di avere dato un'impronta nuova, diversa, e ricordo anche che quell'esperienza veniva fuori dalla prima elezione diretta dei sindaci. Ricordo che oltre a me era stata eletta anche qualche altra donna sindaco in questa provincia e fu una stagione straordinaria che, ripeto, credo per i miei concittadini abbia significato anche davvero una presenza, ad esempio a livello comunale non era mai stata eletta una donna neanche in consiglio comunale, per cui insomma vedere un primo cittadino donna ha significato anche culturalmente, credo, una crescita e anche un simbolo di partecipazione. E poi noi ricordo, diciamo, questa esperienza fatta di giovani, perché anche gli amministratori che stavano nella mia giunta erano, diciamo, tutti abbastanza giovani. E rappresentammo una ventata di aria nuova all'interno, chiamammo così anche la lista che, diciamo, di consiglieri che abbiamo letto in consiglio poi comunale. Lei ha goduto anche del consenso, della partecipazione dei cittadini, cioè si era creato questo entusiasmo, possiamo chiamarlo così. Sicuramente, tanti giovani che ci hanno seguito, un'esperienza davvero splendida, tante cose nuove, anche in un anni modo in di cui tra l'altro fare il sindaco ancora non era così difficile, possiamo dire, come magari lo può essere oggi a causa dei ridotti trasferimenti e di tante altre. Sicuramente, però già si faceva sentire la crisi già allora. Io ricordo che ad esempio le manifestazioni culturali che abbiamo fatto e soprattutto quella di Città Presepe è stata una manifestazione ricca di partecipazione anche esterna alla città, quindi una manifestazione che ha attirato molte persone da fuori. Per la prima volta Caltabellotta è stata visitata da migliaia di persone. E quella è un'esperienza, credo, che abbia influito davvero positivamente anche oltre che diciamo per l'esperienza amministrativa, anche, ripeto, per Caltabellotta stesso, perché in questo modo in molti l'hanno conosciuta. Peccato perché poi quell'esperienza si è interrotta, anche se poi è stata ripresa diversamente.
insomma... Lei continua a seguire comunque le vicende del suo piccolo comune, è rimasta sempre legata a Caltabellotta, anche se ovviamente per ragioni di lavoro e gli impegni vive altrove. Sì, sì, io per me Caltabellotta viene... prima di tutto, nel senso che io ogni volta che vado anche perché respiro, si ritrova quell'atmosfera che è tipica dei piccoli centri. Sicuramente, sicuramente. I piccoli centri vanno aiutati, altrimenti diciamo sono destinati allo spopolamento, già vediamo gli effetti negativi in tantissimi comuni, non solo dell'Agrigentino e del Meridione, ma più in generale, insomma, l'attenzione verso i piccoli comuni è un'attenzione che anche da parte del legislatore dovrebbe essere, come dire, più forte, più decisa. Abbiamo in questo provato forse a farlo. Tutti quelli che vivono un'esperienza politica a livello nazionale o regionale dovrebbero passare prima dall'amministrare un comune per rendersi conto. Ma io effetti... credo che quell'esperienza, lo dico, lo dicevo all'inizio, ma lo ripeto, io credo che quell'esperienza è un'esperienza, come dire, fondamentale anche per capire alcuni ingranaggi, che non è solo esercizio del potere, perché sarebbe davvero ben poca cosa. Misurarsi quotidianamente con i problemi delle persone e cerchi di capire anche come è possibile risolverli a livello più alto, quando le responsabilità diventano anche maggiori o comunque diverse. Io credo che anche nel modo di portare avanti la mia esperienza di parlamentare mi è capitato più volte di guardare a quell'esperienza e di mettere in campo una sorta di modus, no? Attraverso cui questa esperienza riesce a poi concretizzarsi nell'attività parlamentare vera e propria, no? All'interno delle commissioni, certo. Anche nel lavoro d'aula, che è spesso complicatissimo, perché si capisce che comunque il Parlamento nazionale è una cosa completamente diversa, mentre è più facile ad esempio per un deputato regionale come dire, avere un contatto, mantenere un contatto più diretto col territorio. In questo è influito anche questo nuovo sistema, cioè il fatto di essere inseriti in delle liste, quindi non avere più l'esigenza, diciamo tra virgolette, di rapportarsi direttamente con il territorio che si rappresenta. Questo ovviamente ha influito molto negativamente nel rapporto tra la politica e il cittadino. È chiaro che è stato, questi 20 anni sono stati, diciamo, davvero quelli che hanno costituito uno scollamento attraverso quel sistema elettorale, che ha portato quindi i cittadini a disaffezionarsi alla politica. Per cui quello che viviamo oggi è una sorta di, ripeto, di scollamento tra il cittadino e le esigenze che il cittadino ha, e spesso la politica che non riesce ad esprimere, proprio perché forse non si sintonizza più realmente, diciamo, non essendoci poi questo rapporto, ecco, per questo penso anche che lei, tra l'altro, proviene da un partito che con il territorio, con i cittadini si rapportava, le segreterie, le riunioni, quindi questo un po' manca negli ultimi anni in maniera particolare. È mancato, ripeto, secondo me è mancato. E questo è un prezzo molto caro poi per, alla fine, anche per voi stessi che siete chiamati a rappresentare i cittadini. Certamente, è così, certamente, ripeto, ma questo è derivato anche da un sistema elettorale che, come dire, è stato pensato solo per gli eletti e non ha portato invece a questo rapporto diretto e costante che col cittadino ci deve essere. Per cui chi, come me, ha avuto anche la fortuna di rappresentare una comunità da primo cittadino, evidentemente si è nutrita di questo valore straordinario che è anche l'esperienza amministrativa. Condivido, come diceva, col suo giudizio sul fatto che oggi amministrare una città è una cosa molto, molto complicata, che spesso i cittadini, i sindaci, gli amministratori lavorano, fanno un lavoro stando, come dire, in trincea e non hanno tutti i mezzi e gli strumenti
per poter sopperire insomma alle tante difficoltà che oggi ovviamente una comunità ha. Però ripeto, quando io ho svolto questo ruolo di amministratore, ho cercato anche di capire come si potevano risolvere alcuni problemi, non improntando tutto solo ed unicamente sulle risorse economiche, che ovviamente sono essenziali, però ci vuole anche altro. Però ci vuole mancanza di questi soprattutto. Però esatto, ci vuole anche altro, ci vuole, come dire, la volontà di rappresentare una comunità cercando di ricreare un legame con quella comunità, e lo si fa in tanti modi. Parliamo proprio di sistema elettorale, di legge elettorale, sì. L'argomento ormai di questi giorni. Come finirà? Lei che è dentro il palazzo, allora, riuscirete realmente a mettervi d'accordo per tirare fuori una legge che consenta di andare ad elezioni anticipate, o alla fine si arriverà alla scadenza della... Ma io credo che l'importante è, le cronache dei giornali, dei quotidiani di questi giorni lo dicono attraverso, diciamo, l'entrata in campo di tanti protagonisti, ministri, rappresentanti politici, segretari nazionali e così via. Credo che al voto bisognerà andare, ormai la data del 2018, del febbraio 2018 è una data molto, molto vicina, ciò non di meno, non è questo che conta, non è l'andarci 3 mesi prima, 6 mesi prima o 2 mesi dopo, non è questo il punto. Per me la questione essenziale rimane una legge elettorale che ci faccia superare i problemi di cui parlavamo prima. Ma non si è riusciti in 20 anni, in un anno, in 3 mesi si riuscirà? Ma allora questo governo... O c'è la reale volontà di cambiarla? Io, per quanto riguarda diciamo la nostra volontà, la volontà complessivamente, voglio dire, di chi sa che deve trovare una soluzione, quindi del legislatore, dei partiti che devono porsi questo problema davanti, io credo che la volontà non possa non essere un fatto, come dire, preponderante, quindi, perché a noi abbiamo un problema, quello di dare la possibilità agli italiani di esprimersi e di avere una legge però che ci permetta di governare e che rappresenti il cittadino, perché se queste due condizioni alla base del nuovo strumento non dovesse esserci, è chiaro che sarebbe un ulteriore fallimento. E, la politica e i partiti, i movimenti, chiunque oggi rappresenti o voglia rappresentare il nuovo Parlamento non può tenerne questo conto, problema. Lei dice. E però, dicevo, questa volontà, questa unità di intenti non trapela neanche dallo stesso Partito Democratico, tante anime, tante lacerazioni, addirittura si parla di scissione nelle ultime settimane. Lei come sta vivendo tutta questa situazione? Allora, io penso di essere, diciamo, una persona abbastanza equilibrata e cerco di miro sempre alla soluzione dei problemi, quindi so perfettamente che all'interno del PD la situazione è molto vivace, ecco, e ci sono rischi di scissione eccetera, ma è una questione che secondo me va assolutamente evitata, perché un partito come il Partito Democratico, un partito che in questo momento rappresenta il governo del paese, che ha dato speranza a tanti italiani, non può, credo, fare errori di questo tipo in un momento straordinario per la vita del paese. Quando dico straordinario non lo dico solo in senso evidentemente positivo, sì per le aspettative che vogliamo rappresentare, ma difficile anche da affrontare. L'immagine che si sta dando però è questa, cioè di un partito più che spaccato, è un continuo battibecco che poi alla fine sta producendo, secondo me, un danno alla fine. Ma questo succede nei periodi, non dobbiamo stupirci molto di questo, perché questo nei periodi... No, questo è tipico della sinistra, di tutti i periodi, sì, più che delle altre forze politiche. La sinistra, sì, non ha trovato mai vita facile, perché forse
nel, diciamo, nel percorso lungo della sua storia ha, come dire, teso a rappresentare probabilmente un insieme di bisogni e di rappresentarli tutti al massimo delle possibilità, e quindi quando questo non riesce probabilmente ha magari una difficoltà di tenuta, non so, la dico in questo modo. Ho cercato di bypassare un po' di situazioni. Perché si è molto ambiziosi, ecco, perché si è molto ambiziosi, però ecco, io credo che un partito che è nato per unire culture diverse, oggi non può abbandonare questa grande ambizione, e quindi io credo che il partito ha tutte le condizioni per poter trovare al suo interno quella unità di intenti e di obiettivi che oggi sono necessarie non solo al Partito Democratico per i valori che rappresenta, ma servono all'Italia, servono al Paese, servono agli italiani. Il rischio è quello di rafforzare Movimento 5 Stelle, la Lega Nord di Salvini? No, se il PD e più complessivamente il centrosinistra e sa, diciamo, portare avanti un lavoro, ripeto, che va nella direzione invece di mantenere le conquiste democratiche che questo Paese faticosamente negli anni ha portato avanti e che oggi ovviamente sono messi in crisi dai populismi che da ogni parte dell'Europa. Questo che lei chiama populismo ha comunque questa presa nel cittadino? Ce l'ha, perché c'è una crisi mondiale, c'è la crisi della globalizzazione, c'è la crisi dei mercati finanziari, c'è la crisi economica, c'è il lavoro che manca, perché evidentemente le risposte a un mondo che si è trasformato, si è globalizzato, e quando appunto questa globalizzazione ha finito per concretizzarsi nella mancanza del lavoro e nell'aumento della disoccupazione, è chiaro che, diciamo, questa crisi ha generato ma non è un po' anche che i partiti tradizionali, a partire dal Partito Democratico, in fondo hanno tralasciato quelli che sono i temi che poi stanno a cuore ai cittadini? Sicurezza, oltre al lavoro, sì. Anche difesa proprio del territorio, della nazione, sono questi poi gli argomenti caldi. Sono questi gli argomenti sui quali fanno leva questi movimenti? Sicuramente sono questi, infatti anche il tema della sicurezza, i temi che dicevamo del governo, dei fenomeni, dell'emigrazione, eccetera, sono temi che oggi riguardano la vita di tutti. Noi sappiamo che l'Italia faticosamente ha portato avanti una politica per cercare insieme agli altri paesi europei di governare fenomeni, ripeto, che sono fenomeni comunque globali e che riguardano non solo la vecchia Europa, ma che riguardano il mondo, no? Abbiamo visto cosa sta succedendo in America con il nuovo presidente americano che erge, sta costruendo altri muri. E non è finita qui, perché dalla Francia non arrivano neanche segnali. Sì, né dalla Francia né dall'Olanda, dove si alla Grecia. Quindi né dalla Grecia. Ma voglio dire, è una fase in cui dove non venendo fuori ricette all'altezza delle situazioni che siano in grado di affrontare questi problemi, allora è chiaro che la tentazione che si avverte un po' dovunque è che arrivino uomini forti che risolvano i problemi. Invece non sono gli uomini forti che li possono risolvere, sono le politiche che insieme si possono trovare per affrontare e risolvere i problemi. È questa, secondo me, diciamo, l'idea che deve valere, che deve cioè su cui ci si deve confrontare per risolvere problemi, ripeto, che sono non solo antichi per certi versi, ma che si impongono oggi in maniera nuova e anche in maniera, come dire, in maniera forte, in maniera travolgente, no? Che approccio ha avuto in Parlamento quando è arrivato a Roma per la prima volta? Quali sono state le emozioni, le sensazioni? L'emozione è bellissima, io non ero mai stata
nell'aula di Montecitorio, quindi è stata un'emozione entrare insomma, in quel luogo sacro, il luogo della democrazia in assoluto, insomma il posto diciamo, dei nostri padri costituenti. È stato bellissimo, emozionante. Poi c'è stato l'impatto. Ovviamente sì, sono viste anche le ombre, non solo sì, le luci. Sì, ovviamente il lavoro nuovo, quindi l'approccio con una esperienza completamente nuova che ha dei tempi anche scadenzati, per cui i tempi delle commissioni, i tempi dell'aula, poi questo voler capire entrando, voler partecipare a tutto, no? Voler seguire le questioni sia politicamente più importanti e quindi tutti i momenti importanti che all'interno di Montecitorio si svolgono, sia la possibilità di seguire come dire, anche questioni rispetto alle quali la competenza risiede, non nelle, ad esempio, commissioni che, di cui faccio parte, ma in altre commissioni, però importanti per il territorio, per cui insomma c'è questa voglia un po' di capire. Che cosa ha confermato la sue aspettative e cosa invece l'ha delusa? Allora, la politica è complicata, è il lavoro. Lei è una donna, le donne siamo concrete, quindi sì, un po' di delusione da questo punto di vista, forse in lungaggini si aspettava. Ma no, c'è questa distanza dal nostro territorio, dalla provincia di Agrigento in particolare. Io poi, vivendo da Agrigento, ho questa difficoltà nel viaggiare, nel raggiungere Palermo, Catania, geografica. La distanza geografica è una cosa che mi pesa, il fatto magari di non poter avere la possibilità di accorciare queste distanze, dedicare più tempo al lavoro da fare, invece questa sì, è una cosa che mi pesa andando e venendo diciamo da Roma tutte le settimane, perché io difficilmente, tranne insomma quando c'è qualche appuntamento nazionale, ma normalmente faccio avanti e indietro tutte le settimane, allora questa distanza un po' mi pesa dal punto di vista. Com'è cambiata la sua vita in questi ultimi anni proprio per questo impegno? Chiaramente non è tutto positivo, perché ne risente un po' la famiglia, è ovvio, no? La gestione della famiglia e della casa. Per fortuna ho la possibilità diciamo, di avere due figlie già cresciute e quindi il fatto che le ragazze si possano autogestire, ora sono tutte e due all'università, tutto sommato. Le donne un po' tutto sommato, lo devono mettere in conto rispetto all'universo maschile, che indubbiamente è sempre e doppiamente faticoso per le donne, questo lo voglio dire, perché non è vero che insomma oggi continua a essere molto faticoso per le donne impegnarsi e insomma dare il massimo di se stesse in condizioni che continuano a rimanere. Lei cosa pensa comunque del quote rosa o rappresentanza di genere? Io penso che la rappresentanza di genere sia un fatto importantissimo. Ringrazio anche diciamo, la mia parte politica, il PD in particolare, che ha sempre promosso le donne, e se oggi ci sono tante donne in Parlamento è perché alle primarie il partito si è dato delle regole, per cui quasi il 42% della rappresentanza del PD in Parlamento è costituito da donne, quindi questa è la presenza in assoluto più grande che di presenza femminile in Parlamento. E però non è un po' fastidioso anche il fatto di dover essere tutelate da una legge? Ma ancora no, oggi nel 2017? No, io non lo penso assolutamente questo. So che c'è chi considera questa questione delle quote rosa una sorta di la vede come diciamo uno strumento non adatto. Per me invece, che ne ho seguito l'andamento negli anni facendo politica e avendo visto le quote rosa, come dire, essere sposate in più
in più occasioni, all'interno, diciamo, delle anche norme che si sono, che ormai vigono, eccetera. Penso che questo abbia aiutato le donne invece ad essere presenti. Diversamente, senza questo appoggio non sarebbe stato possibile invece questa presenza femminile, e penso che questo abbia aiutato a mutare anche la mentalità e la cultura, perché altrimenti senza queste condizioni io credo questa presenza non sarebbe stata. Lei che rapporto ha con le altre parlamentari? Si dice spesso che le donne a volte non riescono a comunicare. No, io una buona comunicazione, sono anche, a volte anche curiosa di sapere, di conoscere qual è l'esperienza anche delle altre parlamentari in altri territori, e come dire, c'è stato anche un ruolo della Presidente della Camera che ha teso, diciamo, a valorizzare molto la presenza delle donne in Parlamento, con iniziative che si sono svolte, con mostre che si sono tenute anche alla Camera, ora ricordando anche i 70 anni del voto alle donne, quindi ci sono state diverse iniziative. E penso che c'è anche tanto lavoro da fare all'interno della politica perché le donne possano essere rappresentate al meglio. Del resto ce lo dice, diciamo, ce lo dicono gli avvenimenti che succedono nel mondo, no? Ce lo dice il fatto, ad esempio, che il femminicidio è un problema terribile che attraversa tutte le culture, tutte le nazioni. E basta questo, insomma, farci capire che è un'altra cosa ancora, che ogni volta che qualcosa a livello politico in una nazione arretra, i primi diritti ad essere attaccati sono quelli delle donne. Quindi non è vero. Cioè, e nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione, nonostante sia un tema molto presente, eppure ancora continuano diversi episodi, ancora tanti casi anche in Italia. Sì, sì, ma infatti. Perché a sorriso ancora persiste? Perché evidentemente è cambiato molto nella società, sono cambiate, le donne hanno conquistato tanti spazi, però l'uomo si sente sempre più intimidito e attaccato, ed evidentemente reagisce nell'unico modo che culturalmente conosce, quello di considerare la donna una sua proprietà. Quindi è la reazione quando non riesce, come dire, a prendere la piega delle buone regole civili, invece assume quella. Non possiamo generalizzare chiaramente, però purtroppo i tanti casi che ancora registra la cronaca dimostrano che è così. Questo è un argomento, dicevo, molto sentito. Anche il Parlamento ha legiferato in tal senso, ci sono delle nuove leggi, nuove norme più severe, indubbiamente. Da questo punto di vista, ecco, mi farebbe piacere che lei ricordasse quali passi in avanti sono stati fatti proprio per tutelare non solo le donne, ma anche i bambini, altre tre categorie di difesa. Sì, noi abbiamo, ci sono stati alcuni passaggi parlamentari fin da quando questo Parlamento, questa nuova legislatura si è avviata, che hanno portato a, diciamo, questi passaggi importanti. E c'è stato un lavoro anche sui diritti dell'infanzia a livello parlamentare, nuove norme per cercare, insomma, di tutelare i bambini all'interno delle coppie, delle famiglie che, diciamo, affrontano questi gravi problemi, norme più dure per chi commette femminicidio. E poi anche all'interno di queste norme la possibilità di aiutare le donne in difficoltà, che è, diciamo, stato l'altro elemento chiave per aiutare i centri donna, ad esempio i centri di accoglienza delle donne che subiscono violenza.
Quindi dal punto di vista normativo abbiamo fatto, ripeto, dei grossi passi avanti. Ora bisogna destinare, a mio modo di vedere, ulteriori risorse perché questo tipo di strutture abbiano, come dire, a fare poi prevenzione. Abbiano gli strumenti necessari per poter operare. Per fare prevenzione, anche in collegamento con il mondo della scuola, perché è da lì, diciamo, che può nascere una nuova cultura, che è una cultura del rispetto e della valorizzazione, diciamo, del rapporto uomo-donna. Parlavamo della sua attività parlamentare, anche del discorso della distanza geografica. Questo mi serve per toccare una delle questioni che lei ha curato nelle ultime settimane. C'è stata proprio recentemente la presentazione di questa proposta di legge sulle ferrovie turistiche. Sta continuando l'iter parlamentare, mi sembra che sia passata al Senato, poi dovrà tornare chiaramente per l'approvazione definitiva alla Camera. Che cosa prevede intanto questa proposta? Allora, questa è stata intanto una bellissima battaglia, diciamo, condotta da quando sono arrivata in Parlamento. Io ho depositato questa proposta di legge nel 2013, due mesi dopo che ci siamo insediati, e da lì ho iniziato una serie di interlocuzioni con le Ferrovie dello Stato, con la fondazione della Ferrovie che era nata qualche mese prima, e diciamo un lavoro con il territorio e con le associazioni a livello nazionale che mi ha portato intanto a conoscere meglio il problema, e abbiamo calendarizzato questa proposta in commissione trasporti e da lì è iniziato l'iter e la discussione. Sono state auditi a livello nazionale le regioni, quasi tutte le regioni italiane, le associazioni che promuovono, hanno promosso i treni storici e che hanno a cuore la tutela di queste tratte. In sostanza la legge si propone di tutelare, di valorizzare tratte che non so, che sono dismesse o in disuso, per recuperarne da un lato il patrimonio e metterlo, recuperandolo, a servizio di un modo nuovo di intendere il viaggio e la visita dei luoghi. Quindi questa enorme possibilità del recupero darà come dire, la possibilità al turista, non solo interno evidentemente, ma anche quello a livello internazionale, di conoscere l'Italia anche, ripeto, da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi ama il viaggio in treno. Apprezzare meglio anche il paesaggio. Apprezzare il paesaggio, quindi, e conoscere una parte del territorio italiano e della provincia italiana che addirittura per certe parti può essere visitato solo in treno. Quindi è la riscoperta della bellezza dei nostri luoghi, dei nostri paesaggi, dei nostri, ad esempio per quanto ci riguarda, una delle linee più importanti è quella della Valle dei Templi, perché questa tratta ferroviaria da Agrigento a Porto Empedocle che attraversa la Valle dei Templi. Ma credo che qui ci sarà la possibilità invece anche di valorizzare un enorme patrimonio che riguarda anche le miniere di Zolfo, perché la costruzione di questa ferrovia attraversava i luoghi delle miniere, che tanto care a Sciace e a Pirandello, che ripercorrevano questi luoghi. Quindi dal punto di vista della possibilità… Il problema sono i finanziamenti però. Sì, in effetti il problema perché sono i finanziamenti. Perché è un patrimonio di un territorio piuttosto vasto, se guardiamo già solo alla provincia di Agrigento. Questo significa possibilità di investimento e possibilità anche per i nostri giovani di trovare un modo, diciamo, per offrire servizi al turista che arriva e anche possibilità di lavoro e di occupazione. Quindi credo che d'ora in avanti ci sarebbe da fare un lavoro interessante, è vero, nei confronti del quale poi bisognerà trovare anche le risorse per… Lei sa bene che, diciamo, noi recentemente abbiamo scongiurato, diciamo, bloccato la vendita di ulteriori 4 lotti dell'ex ferrovia, anche lei più volte è intervenuta su questo tema, si sono spesse associazioni, partiti,
siamo riusciti a bloccare, però il problema è proprio quello che, al quale accennavo poco fa, poi il finanziamento per poter realmente utilizzare questa tratta sarebbe molto importante anche per tutto il territorio saccense, un'ulteriore occasione di crescita del turismo. Da questo punto di vista possiamo soltanto sperare nell'Europa, tanto amata e bistrattata al tempo stesso. Questo sicuramente, perché lì bisognerà vedere come attivare alcuni finanziamenti, ma poi anche partire dal contratto di programma tra la Regione e lo Stato. E poi, ripeto, cercare di attivare tra pubblico, privato, enti locali, insomma, una serie di attività che è possibile mettere in campo e che possono generare economie. Succede negli altri paesi europei dove l'esperienza è già nata. Anzi, ci sono esperienze che portano avanti questa possibilità da anni e hanno visto presenze che hanno portato alle economie di quei territori di diversi milioni di euro. Quindi parliamo di possibilità vere e reali che possono ovviamente intrecciarsi con un piano per il turismo che deve riguardare altre tipo di attività che si legano molto a quelli del viaggio in treno, come le piste ciclabili e altro, i cammini ad esempio. Ma che deve legarsi anche alle necessarie infrastrutture. Lei non è il caso che glielo ricordi, la provincia di Agrigento, il territorio tra Castelvetrano e l'altro tratto, adesso mi viene in mente, è l'unico sprovvisto di una rete autostradale, non abbiamo più ferrovie, eppure ci candidiamo da una vita che ci candidiamo a essere il terzo polo turistico della Sicilia. Abbiamo poco da avanzare ed avere velleità in questo senso. Abbiamo molto da offrire, però abbiamo un problema serio di farli arrivare. Ma abbiamo un problema serio di come farli arrivare, è vero. Su questo deve essere, sono passati decenni e non si è mai investito. Le responsabilità ci sono e sono chiare, sono da ripartire. E non si possono ovviamente risolvere nel giro di pochi anni, però questa deve essere anche la nostra ambizione. L'ambizione cioè di far arrivare in Sicilia, a ragione, l'alta velocità, che sia lo strumento per, eppure abbiamo perso anni a parlare di aeroporto in provincia di Agrigento, ossigeno. Poi avrebbero dovuto spiegarmi come si arrivava in questo aeroporto, ammesso che quindi, adesso per fortuna non ne parliamo c'è più. C'è effettivamente questo problema, perché i dati statistici ci dicono che l'Italia rimane la prima meta, la meta più ambita al mondo, che in questa tra i paesi, tra le regioni d'Italia, la Sicilia resta una delle più ambite, e poi però da noi arriva il 15% in meno dei turisti che si fermano a Roma, proprio perché la viabilità è una viabilità che non dà la possibilità di arrivare con una certa tranquillità nei luoghi e poi poter godere invece attraverso il viaggio in treno o diversamente. È chiaro che lì c'è un problema che lo Stato più in generale si deve porre, e anche la Regione, per fare in modo che arrivi l'alta velocità anche in Sicilia e quindi ci possa essere la possibilità poi di uno sviluppo di tutte quelle attività di cui noi stiamo discutendo. E a proposito di responsabilità della politica e di turismo, non dimentichiamo che tra l'altro le Terme di Sciacca sono chiuse ormai da un anno e mezzo. Abbiamo intrapreso quantomeno un percorso, già stato delineato dall'assessore all'economia Barcelli, un percorso si è avviato, però questa è stata un'altra batosta e non di poco conto. E non solo per la città di Sciacca, ma per tutto il territorio. Indubbiamente, io lo sapete perché l'ho anche dichiarato, ho scritto per questo anche al Presidente della Regione, ho cercato anche a livello nazionale di dare un contributo attraverso anche questa esperienza negativa purtroppo che stava maturando nel territorio, per capire come anche a livello centrale si possa riuscire a mettere
in sinergia un'attività che riguarda le terme e che riguarda complessivamente il territorio nazionale, che io non conoscevo essere così ricco di realtà come quella di Sciacca, che tra queste realtà quella di Sciacca appare anche per le caratteristiche delle acque e così via, diciamo una di quelle più attrattive dal punto di vista dell'offerta, e bisogna risolvere un problema di cui ovviamente non la competenza chiaramente sì, non esatto, è dello non Stato, è della Stato regione, della Regione, però mi chiedo, un parlamentare che rappresenta questo territorio di fronte a queste situazioni. Ma io credo che bisogna sbloccare. Allora, io per la verità ho in queste interlocuzioni che ho avuto sia col Presidente della Regione, sono stata lì assieme ad altri deputati, dopo anche la nota che avevamo scritto, come io ho anche partecipato alle manifestazioni che il sindacato qui ha svolto, ho avuto interlocuzione col sindaco, ricordo che insieme anche attraverso diciamo questa mia sollecitazione è venuta l'assessore al turismo, Licalzi, l'assessore diciamo del precedente governo Crocetta, e diciamo ho anche dato alcuni suggerimenti. È chiaro che i problemi sono tanti e che però vanno risolti, bisogna assolutamente risolverli, perché arrivare in uno stato di questo tipo con le terme chiuse in una città come Sciacca significa fare affossare l'economia di Sciacca e di un territorio. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo arrivare diciamo il più presto possibile a una soluzione. Che, ripeto, un rapporto conflittuale quello del vostro partito. E continuerò a lavorare perché questo problema diciamo venga affrontato e risolto nella giusta direzione. Dicevo, un rapporto conflittuale quello del vostro partito con il presidente Crocetta. Non è stato facile, e tra l'altro adesso c'è un po' di questioni legate al fatto che comunque Crocetta ha annunciato che si ricandida. E il Partito Democratico che farà? Il Partito Democratico ha già detto che bisogna trovare insieme le soluzioni, che questo diciamo imporsi delle singole personalità, seppure presidenti o comunque rappresentanti ad alto livello, non risolve il problema, bisognerà discutere insieme trovare le soluzioni. Ma è disposto il Partito Democratico? Io capisco che viviamo in una fase in cui i protagonismi non riescono a incanalarsi in un giusto processo democratico, dialettico, però credo la storia migliore della politica ci insegna che invece si riesce a vincere magari una battaglia, a esprimere il massimo anche del coinvolgimento e della condivisione quando le scelte si fanno insieme. Senta, abolizione delle province, ci siamo vantati davanti a tutta Italia di essere la prima regione, in realtà le province sono ancora lì sotto una diversa denominazione, non è cambiato niente, anzi è cambiata una cosa, non che non hanno più i fondi neanche per poter, però hanno ancora le competenze su strade e scuole, non sono settori di poco conto. Privatizzazione dell'acqua, ritorno alla gestione pubblica, men che meno. Tanti slogan, tanto entusiasmo iniziale, in che cosa si è perso il governatore Crocetta? Però vorrei dire anche che tutti questi problemi che lei citava non sono cose che sono nate col governo Crocetta. Crocetta, il governatore Crocetta le ha date come cose fatte, e non è così in realtà. Sì, in effetti dare annunci senza poi essere nelle condizioni di poter magari risolvere il problema. Io al posto di Crocetta non avrei fatto ad esempio annunci, avrei atteso di risolvere il problema e poi di annunciare la risoluzione del problema. Ma cosa non è andata a buon fine? Anche il rapporto con i partiti non è stato facile, con il PD, come anche l'iniziale flirt con il Movimento 5 Stelle poi non è andato avanti, con l'appoggio esterno. In che cosa il governatore Crocetta non è riuscito a portare avanti quel progetto di rinnovamento? Ma in realtà probabilmente pensava, io non so, ripeto, lo dico, io sono consapevole che la politica, ma poi diciamo il governo, no?
di alcune situazioni, e soprattutto il governo di una regione così complicata come la Sicilia, probabilmente richiede, come dire, più partecipazione dai partiti, che ovviamente in questa fase hanno affrontato anche una crisi un po' più larga, e probabilmente, voglio dire, alcuni problemi sicuramente, per quanto mi riguarda, andavano affrontati diversamente. Lei citava l'esempio delle province, mentre è vero che non siamo riuscite, perché il referendum del 4 di dicembre ha avuto il risultato che ha avuto, quindi continuano anche dal punto di vista della a essere inserite in Costituzione, ma credo che lì fare un annuncio senza avere chiarezza di obiettivi o essere nelle condizioni di perseguire quei cambiamenti sarebbe stato un po' più di prudenza, sarebbe stata opportuna. Esattamente. E però chiederanno il conto anche al Partito Democratico. Ad esempio, il Movimento 5 Stelle sostiene sì le responsabilità di Crocetta, ma vanno ripartite anche con PD e NCD, con quanti hanno comunque fatto parte di questo governo. Questo sicuramente per le responsabilità e per le questioni che direttamente come PD siamo in grado di assumere. Ci sono tante cose che il PD ha promosso nell'espressione anche dei suoi assessori regionali, come l'assessore Cracolici, l'assessore Barbagallo e altri, che hanno teso a mettere in campo un'azione molto più forte in quest'ultimo periodo. Noi diremo le cose che abbiamo fatto, le cose che ovviamente abbiamo cambiato, quello che non siamo riusciti a cambiare, quello che ci proponiamo ovviamente di governare se l'elettorato ci l'appuntamento darà fiducia. Tra l'altro a breve, sì, entro quest'anno non sì. Solo avremo le regionali, sulle politiche ancora non si sa come andrà a finire, vedremo, però a Sciacca abbiamo anche le elezioni amministrative, lei segue sicuramente le vicende della politica locale, un gruppo consigliare del Partito Democratico abbastanza rappresentato in consiglio comunale. Come vede intanto questo avvio ancora non di campagna elettorale, questo fermento che si registra tra associazioni, Movimento 5 Stelle, ventata di nuovo che si profila all'orizzonte, voglia di cambiamento? Ma intanto io penso che Sciacca, che è una città che conosco bene, che amo molto, quindi conosco tanta gente, conosco anche molti di questi protagonisti del civismo saccense, associazioni eccetera, che lavorano in città e che hanno voglia di mettersi in campo. Devo dire che questo è un fatto assolutamente positivo. I partiti devono ovviamente fare la loro parte. Quale dovrebbe essere il ruolo del Partito Democratico alle elezioni amministrative? Il ruolo del Partito Democratico deve essere di un partito che è presente in Consiglio Comunale con un numero di consiglieri notevole e quindi essere in grado di mettere su un'alleanza e una proposta che andrà bene per questa città, e mi auguro che i saccensi... Una proposta che dovrà unire la sinistra o che potrà anche guardare all'esperienza anche nazionale? Lei saprà sicuramente che il sindaco di Paola aveva lanciato un po' un invito nei mesi scorsi, non ha avuto le porte aperte all'interno del Partito Democratico, c'è stato chi si è affrettato a dire subito non è proponibile l'esperienza di Roma a Sciacca. Lei come vede invece? Ma intanto non ci sono stati sicuramente questi ultimi mesi per fare una proposta di questo tipo, no? Cioè, nel senso che doveva essere fatto prima, a suo avviso? No, io non so se doveva essere fatto prima, so solo che però siamo a conclusione di questa esperienza amministrativa, di questi 5 anni. Per cui io credo che quando si guarda a un progetto politico nuovo di città, penso che lo si debba guardare
guardando anche al percorso che è contraddistinto per quanto riguarda l'amministrazione, ovviamente gli atti dell'amministrazione, per quanto riguarda l'opposizione, quello che dal punto di vista dell'opposizione si è fatto. E quindi è da questo che si parte, quindi non si dà un giudizio su una cosa o su un'altra o su un'altra proposta, questo si vedrà, ormai siamo al, diciamo, quasi alla vigilia ed è normale, insomma, che ci sia questo movimento, questa fibrillazione. Io mi auguro che ci sia, quello che mi auguro per Cecchi, che ci sia una proposta forte, proposte diverse in campo che possono democraticamente, come dire, confrontarsi e, come dire, noi speriamo, vogliamo essere all'altezza del anche del a livello locale, di una però città, il Partito Democratico alla fine è fondamentale, importante non solo per Sciacca, ma per tutto il territorio, per tutto sì, il Sì, noi siamo un po' convinti di essere l'ombelico del mondo, forse però un po' in maniera esagerata. Le dicevo, anche a livello locale il Partito Democratico non, cioè, offre la stessa immagine di un partito comunque con diverse anime, diciamo così, con una dialettica interna molto vivace. Ma questo è un fatto positivo, perché il PD è forse nel panorama nazionale. Sì, ma è un fatto positivo, però partito, ci sono momenti importanti in cui è necessario trovare l'unità. Ma sicuramente, ma no, io dico che l'unità bisogna trovarla sempre, non solo in alcuni momenti. Quindi per me l'unità di un partito che dopo aver discusso trova diciamo, come affrontare unitamente i propri obiettivi è fondamentale, perché è la vita stessa di un partito. Non mi scandalizza il fatto che ci possano essere posizioni diverse, altrimenti non ci sarebbe dialettica, non ci sarebbe, come dire, queste idee non si formerebbero se non ci fosse questa dialettica interna. Ripeto, bisogna trovare l'unità e rispetto a queste andare avanti a viso aperto. Anche per la rappresentanza del Partito Democratico è opportuno e fondamentale che sia il partito ad esprimere il candidato sindaco, si può trovare all'interno di un più vasto schieramento. Secondo me un partito che ambisce al governo di una città deve avere la possibilità di poter assumere anche su di sé la possibilità di fare delle proposte che provengano anche dal proprio partito, dal proprio mondo. Dopodiché questo, ovviamente, se vuoi stare in alleanza, non risolve necessariamente il problema. Il fatto che ci siano uomini e donne da poter spendere del PD non significa che si discuta in maniera più larga, e quindi possono venire espressione anche di altri mondi, diciamo, di un'alleanza che vuole stare in campo. Non è questo il problema principale, l'importante è avere la possibilità, ripeto, di poter spendere delle persone, e persone penso che possono assumere questo ruolo di candidati in consiglio e a sindaco, sicuramente noi, diciamo, ne possiamo proporre, ma conta una discussione all'interno di un'alleanza più larga e all'interno di quella trovare insieme le soluzioni, e questo per me l'importante. Senta, qual è stato il suo rapporto in questi anni con le amministrazioni locali, a partire da quella di Sciacca, come anche di quella dei comuni vicini? Lei ha sempre manifestato la disponibilità confronto. Ho manifestato sempre la disponibilità al confronto, e ho anche manifestato anche nell'esperienza parlamentare che ho portato avanti per la risoluzione dei problemi. Non ho mai, come dire, messo avanti la mia collocazione partitica. Ho cercato di rappresentare il territorio partendo dai problemi che questo territorio ha e interloquendo in maniera aperta e credo anche con una certa sensibilità nei confronti delle comunità locali. E in questo penso, insomma, di essere stata sempre dialogante, e penso di aver raccolto quello, sempre anche quello che mi è stato suggerito, quello che mi è stato chiesto anche di, così, di
rappresentare a livello nazionale. Siamo quasi in conclusione, le chiedo cosa c'è nel futuro di Maria Iacono. Ma il futuro politico, il futuro chiaramente politico. Non mi è dentro nel privato. Spero di portare intanto a compimento fino a quando durerà questa esperienza, e poi se si riterrà importante per il futuro del PD, per le classi dirigenti anche nuove che si vogliono mettere in campo, per segnare anche, perché no, un pezzo di storia di questa esperienza, di questo partito, insomma, io sono disponibile a discutere. La passione per la politica, insomma, abbiamo capito, non verrà meno. In quale ruolo, in che modo, poi si vedrà. Non ha importanza, penso che questo quale ruolo non lo si debba, chiaro, insegue progetti, lavora, si pensa a ricandidature, però, come dire, sempre con molta serenità, perché la politica deve essere la prima cosa che l'agire politico deve contenere, secondo me, è la passione per quello che si fa. E quindi metterci tanta forza, tanta passione, tanto entusiasmo in quello che si porta avanti. Poi le altre cose sono importanti, i risultati ovviamente, anche questo è molto importante, perché altrimenti la politica non si misura, e a me piace invece una politica che si misura con i problemi, e poi tutto diventa, diciamo, meno importante e meno impegnativo, così, essendoci queste basi. Grazie all'onorevole Iacono, grazie a voi per averci seguito, a Villa Palocla, che come sempre ci ospita. Appuntamento alla prossima settimana. Fill my heart with song and let me sing forevermore.